YouTube e diritto d'autore, cosa possiamo fare e cosa no? Dipende, la domanda così posta è un po' generica, nel senso che possiamo dire due cose. La prima, YouTube non è un far west in cui posso fare qualunque cosa, ma è un posto sul quale devo rispettare il diritto d'autore. Quindi qui valutiamolo da un punto di vista del soggetto che carica contenuti. Devo caricare su YouTube soltanto i contenuti di cui io abbia la titolarità o per i quali, in relazione ai quali, abbia acquisito dal soggetto che è titolare dei diritti d'autore su un'opera alla sua riproduzione. Esempio, voglio inserire come sottofondo del video una certa musica che mi piace, meravigliosa, è al numero uno delle classifiche dei singoli più scaricati dal web. Probabilmente non è sempre lecito e questo tra l'altro può comportare non soltanto la rimozione del contenuto. Quindi se io vado e carico su YouTube il filmato relativo alla mia attività oppure un video di presentazione dei risultati che la scuola, Mario Varini vuole realizzare un meraviglioso video con We Are The Champions, in cui dice The Win, dice siamo la scuola che prima è arrivata a dematerializzare completamente, probabilmente i soggetti che detengono i diritti d'autore, i diritti di sfruttamento di quella canzone dei Queen potrebbero legittimamente, tra l'altro è tutto automatizzato, no? Nel senso che YouTube ha una serie di meccanismi che segnalano, riconoscono, così come esiste Shazam, che immagino voi conoscete, un'applicazione che serve a capire qual è la canzone, no? Che una volta quando eravamo giovani dicevamo come si chiama? Esatto, dovevamo scriverlo, dovevamo saperlo per scriverlo, no? La stessa cosa funziona per i detentori dei diritti, quindi automaticamente viene segnalato al detentore dei diritti, che di solito sono le grandi major, che c'è un'opera che potenzialmente gli dà un tipo di conflitto. E questo mi può dare dei problemi grossi, e i problemi grossi sono o la rimozione del video o addirittura la sospensione e, fino addirittura nei casi più gravi, la cancellazione del canale. Allora voi pensate, se io ho lavorato per portare contenuti, per fare visualizzazione sul canale YouTube, per una scorretta valutazione di questi profili corro il rischio di perdere l'avviamento e il lavoro che ho fatto. Allora il consiglio, ma mio, immagino anche di Roberto e tutte le persone che bazzicano la rete da un po', è quello di utilizzare, e lo vedremo anche per le immagini, perché c'è una domanda dopo anche su relativa alle immagini, di utilizzare dei repository di musica, immagini o video di tipo copyleft o comunque in Creative Commons. Esistono per le musiche siti come Jamendo con la J, jamendo.com, che per tutti coloro che ne fanno un uso non lucrativo il vostro, consentono la libera utilizzazione di canzoni che magari sono meno famose rispetto a quelle blasonate che sentiamo, ma sono altrettanto valide e atte all'uso, tant'è il regista di Titanic per il suo ultimo film ha scelto lì il gruppo che doveva fare la colonna sonora, ovviamente corrispondendogli, visto che l'iniziativa era a scopo di lucro, corrispondendogli quanto il canone previsto dalla licenza. Dopodiché, cosa possiamo fare su YouTube? Non possiamo scaricare in modo massivo dei filmati, e cioè dal momento che YouTube vive della pubblicità che c'è, perché noi non paghiamo, è inibito all'utente di scaricare, una volta c'erano diversi software, diversi plugin o servizi web che consentivano di inserire l'urlo di un video su YouTube e di poterlo scaricare sul computer o addirittura sul telefono, adesso questo è stato inibito ed è ovviamente inibito farlo anche presso i nostri locali, perché è una violazione, e quindi i nostri laboratori e la nostra area informatica, perché è una violazione del diritto d'autore, come scaricare un torrent di file musicali. Il condividi per quello che riguarda, non so, parlavi di canzoni, no? Molti sono canzoni riprese con sottofondi particolari a livello scenico, no? Con il condivido tu potresti implementarlo dentro in una tua pagina web, no? Con la parte questo? Lì, io lavoro, visto che una eventuale violazione del diritto d'autore deve presupporre sempre un elemento psicologico, se io vado su YouTube e trovo il video su, cioè il video si vede,
io nella mia come dire, buona fede presuppongo che il video caricato sia legittimo, visto che ci sono una serie di meccanismi volti a reprimere gli abusi, no? Quindi diciamo che se io vado ad embeddare, come si dice con gergo tecnico, il video che è su YouTube, come dire, è preferibile ovviamente che io vada dal canale della casa discografica, perché lì ho la sicurezza che si tratta di un contenuto assolutamente legittimo. Ormai la gran parte delle case discografiche ha canali ufficiali, quindi se cercate una canzone e volete utilizzare quella, la trovate già il video ufficiale su YouTube. Dipende, alcuni bloccano, soprattutto per i contenuti più recenti, bloccano non tanto l'embed, quanto è bloccata la visualizzazione da mobile, e cioè per evitare che io possa evitare di scaricarmi sull'iPod la canzone sostituendola con la visualizzazione su YouTube, è inibita la visualizzazione da dispositivi mobili, quindi da tablet e da smartphone. Però insomma, per il resto io l'embed potrei farlo senza grandissimi problemi. Sì, una cosa da aggiungere: il concetto che si parlava di che le pubbliche amministrazioni danno tutti i dati in formato aperto, io un consiglio che darei dopo per Ernesto, casomai mi dice se ho ragione o se ho torto: se pubblicate su YouTube non usate la licenza di YouTube, usate la licenza Creative Commons, perché di fatto dovete pubblicare materiale riutilizzabile. Questa cosa di Roberto mi consente di dire una cosa che volevo dire ma mi ero perso, e cioè quando voi caricate un video su YouTube avete la possibilità di scegliere la licenza con cui voi diffondete quel determinato tipo di contenuto. Ovviamente la precauzione e il consiglio è sempre quello di utilizzare la licenza che consenta la massima viralità del contenuto. Quindi, visto che voi, come dire, se avete realizzato un video e lo mettete su YouTube, non siete né Mediaset, né la Emi Music, né Al Jazeera, né la CNN. Se voi realizzate un contenuto è perché sia visto, e allora se voi volete che quel contenuto sia visto e diventi virale, più voi utilizzate una licenza tipo Creative Commons, YouTube vi consente da scegliere dal pannello di caricamento, e più voi riuscite a raggiungere questo obiettivo. Ultima domanda, dimmi tu se hai già risposto completamente, vuoi aggiungere? Ho chiesto ai ragazzi di raccogliere immagini da internet per realizzare degli ebook su argomenti interdisciplinari. I ragazzi devono citare le fonti, ma non è detto che l'immagine sia stata presa dagli stessi siti di riferimento, né che non sia stata a sua volta riutilizzata già più volte anche online. Come fare? Ecco, questo è un tema molto importante, perché i siti molto spesso ci sono delle immagini a corredo degli articoli o dei post o sui blog, ma non sono riprodotte le informazioni che sulla base della normativa dovrebbero essere indicate, quindi il soggetto che ha scattato l'immagine, a quando risale e via discorrendo. Ed allora le precauzioni sono due. Ovviamente nell'ottica di aiutare i ragazzi non solo a fare un lavoro corretto da un punto di vista didattico, ma anche di educarli al diritto d'autore. Anche perché oggi i ragazzi passa il messaggio per cui il diritto d'autore, gli americani dicono, è for losers, no? Cioè per perdenti. In realtà, come dire, io abbiamo insegnato che il diritto d'autore è quello che serve. Ernesto Belisario, quando ha iniziato a scrivere, non era assolutamente nessuno, e allora per fare in modo che le cose che io scrivevo all'inizio potessero essere tali da costruirci una carriera sopra, il diritto d'autore faceva in modo che nessuno potesse copiarmi o plagiarmi. Quindi il diritto d'autore è una cosa corretta. Se sono ragazzi che nelle vostre scuole studiano, fanno le fotografie, assolutamente corretto fargli passare il messaggio per cui il diritto d'autore è una cosa corretta. Poi magari le norme non sono tutte giuste. E come noi li educhiamo? Li educhiamo dicendogli: ah, le fotografie potete prenderli da siti non solo di copyleft, ci sono dei siti come Flickr, immagino che voi, molti di voi lo utilizzino per le proprie fotografie. Ebbene, quando io carico un'immagine su Flickr in modo molto simile a quello che faccio su YouTube, c'è una licenza, quindi io posso fare delle meravigliose ricerche. Molte delle immagini che vedete utilizzate nelle mie presentazioni, alcune sono autoprodotte, cioè ormai me le guardo io, altre non sono prese mai da Google Immagini, per esempio, perché Google Immagini non ti consente sempre di avere le informazioni sul copyright. E di solito all'interno delle mie presentazioni c'è una slide finale, che magari non faccio vedere spesso, in cui ho i credits, cioè indico la fonte dell'account Flickr da cui proviene l'immagine che io sono andato a prendere. Il secondo